Nell'ambito della manifestazione Fare i conti con l'ambiente, il nostro laboratorio Terra Acqua Tech ha presentato un progetto che si chiama Green Smart Technology for Water. Questo progetto è un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito PORFES 2014-2020 ed ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza dei consumi idrici nell'utenza. È un progetto che è stato presentato come leader, come dicevo poc'anzi, dal laboratorio Terra Acqua Tech, assieme ad altri laboratori della rete dell'alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna, che sono il MacLab dell'Università di Ferrara, Enea, o meglio il laboratorio LEA di Enea, e i laboratori CIRI Edilizia e Costruzioni e CIRI Energia e Ambiente dell'Università di Bologna. Assieme ai laboratori della rete alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna hanno partecipato a questo progetto anche 5 aziende operanti nel settore dell'acqua. In particolar modo mi piace citare il CADF, che è l'ente gestore del servizio idrico integrato della parte est della provincia di Ferrara, XEO4, che è un'azienda che opera nel sistema delle telemisure e telemonitoraggio, Sogese, che opera nel campo dei grandi impianti sportivi, Starplast, che opera nel campo della depurazione biologica delle acque civili e delle acque reflue, e Verde Alto, che ci permette di operare nella progettazione e manutenzione dei tetti verdi e dei giardini pensili. Tutti aspetti questi che rientrano nel contesto del progetto Green Smart Technology for Water.